Senti, una, secondo me, una delle più belle partite, vabbè, da quando ci sei tu è della terza, però in assoluto veramente una delle migliori partite, anche con azioni anche ben congegnate, con giocatori che si divertono a giocare, questo è importante, no? Sì, mi sono piaciuti molto, soprattutto l'atteggiamento oggi. Avevo chiesto prima della partita una partita da squadra forte, da squadra che quando entra in campo per l'avversario, con le azioni, con le decisioni, deve far capire all'avversario che non ce n'è oggi, e secondo me sotto questo punto di vista lo abbiamo fatto. Per quanto riguarda le azioni, il fatto che si divertono, stiamo provando molto in allenamento delle soluzioni per cercare di sfruttare un po' quelle che sono le nostre caratteristiche. Anche per me sono 3 settimane, riesco a conoscerli un po' meglio, quindi stiamo vedendo un po' come poter sfruttare le nostre caratteristiche, e devo dire che qualcosa di buono vedo dei miglioramenti. Peccato che tutta questa fatica e questo sforzo non abbia portato a nemmeno un punto guadagnato nei confronti delle prime due. Buttiamo dentro e ripeto, acquisire mentalità vincente. Era importante vincere oggi, io l'ho detto ai giocatori, uno per onorare questo nostro tifoso, ma due anche e soprattutto per arrivare a Porto Mansue con una mentalità vincente, con una consapevolezza di forza. Se oggi toppavi questa partita, andavi a Porto Mansue e c'erano dentro di te, provocavi qualche dubbio. Invece, facendo una partita forte così, quello che mi interessava è acquisire mentalità. Quindi andiamo a Porto Mansue tranquilli, faremo la nostra partita come l'abbiamo fatta in queste tre, crescendo. Abbiamo un'altra settimana di lavoro, cercando di crescere sempre di più e recuperare qualcuno fisicamente anche. Senti, il Porto Gruaro di solito dà sempre filo da torcere ai suoi avversari, perché squadra anche coriacea che pareggia spesso. Oggi in sostanza non è quasi esistito. Guarda, io guardo la mia squadra, Porto Gruaro io l'avevo fatto visionare settimana scorsa e mi avevano parlato di un'ottima squadra, ben organizzata, con comunque una squadra molto brava nelle ripartenze, però oggi quello che mi interessava era la mia squadra. Io ho detto ai ragazzi, a prescindere di chi abbiamo davanti, ritorniamo al tennis, cerchiamo di dare continuità alle vittorie con una prestazione forte, palle mezze, seconde palle, non facciamoci saltare facilmente, e devo dire che i ragazzi l'hanno fatto. Sono molto contento sotto questo punto di vista. Da un 3-4-2-1 poi ne hai detto? No, abbiamo fatto un 4-2-3-1. Esatto, abbiamo fatto un casino. No, sì, sì, ma quello è dovuto a un fatto di come muoviamo la palla. Un po' come esterno basso, era un'esigenza o una scelta tecnica? Carraro esterno basso è stato un'esigenza per il discorso che De Marchi si è stirato. E piuttosto di abbassare Favero su un ruolo che non è suo, ho preferito abbassare Carraro, che ha esperienza e quindi può coprire quel ruolo. E secondo me oggi ha fatto una gran partita Carraro, sotto il punto di vista dell'attenzione, della forza e anche comunque della personalità, della tecnica. Secondo me veramente è stato un buon esperimento.